Ciao a tutti, benvenuti a questo commento iperaccaldo del film Old, il nuovo film di Night Shyamalan, il tredicesimo, credo. Allora, io sono un amante di Shyamalan, lo stato pure, uno dei miei registi preferiti. Chi sta seguendo questo canale, chi ha visto qualche mio video negli ultimi tempi, ho analizzato in maniera piuttosto anche approfondita il Sesto Sense Unbreakable, il film del 99 e del 2000, e attendevo questo Old in maniera abbastanza forte, anche perché, insomma, gli ultimi due film di questo regista erano state due belle sorprese: Split e Glass. Soprattutto Split è stato un bellissimo film. Glass ha diviso parecchio, c'è chi l'ha amato, c'è chi l'ha odiato. Io personalmente l'ho amato molto, mi è piaciuto molto il suo modo di approcciarsi di nuovo per la terza volta al cinecomics, mi è piaciuta questa sua versione. Quindi, insomma, attendevo Old, questo ritorno al thriller, questo ritorno a queste atmosfere cupe e drammatiche dei suoi primi film in maniera abbastanza spasmodica. Sono andato a vederlo ieri sera e, ahimè, sono uscito molto, molto deluso. Allora, partiamo con la cosa più bella del film. La cosa più bella del film è sicuramente l'atmosfera, la tensione e la regia. La regia di questo film è una regia molto stile Shyamalan, ma al tempo stesso con molta, molta tensione in più rispetto al classico livello di suspense di Shyamalan. È un film molto hitchcockiano per moltissime cose, e al tempo stesso è un film che si discosta abbastanza dalla regia classica di Shyamalan. Shyamalan è uno che ama la macchina ferma, lascia di solito parlare storie e attori. Qui invece la cinepresa è molto virtuosistica, ruota attorno spesso e volentieri agli attori, agli oggetti di scena, si svolge quasi tutto su questa spiaggia, quindi, insomma, Shyamalan ha sfruttato veramente bene la location, senza quasi mai replicare la stessa inquadratura. Quindi, da questo punto di vista, il film funziona molto. Il problema è la sceneggiatura e soprattutto i dialoghi e la recitazione. La sceneggiatura di per sé, la trama è interessante, il modo in cui la trama è stata scritta non è male. Ci sono due o tre scene un po' grottesche, un po' sopra le righe, ma il punto è proprio questo: in tutto il cinema di Shyamalan ci sono sempre state queste scene. Il problema è che, mentre in alcuni film funzionavano lo stesso, perché c'erano degli attori coi controcazzi a supportare quelle scene, quelle scelte di scrittura, qui no. Qui gli attori, alcuni sono proprio persi. Fanno quello che probabilmente Shyamalan gli ha detto, ma si vede che è recitato, si vede che a volte è quasi caricaturale, a volte è proprio assurdo. E ci sono proprio dei dialoghi che hanno quel non so che di telefonato. Cioè, la morale del film, il concetto che c'è dietro a questo film è molto bello, cioè il fatto che bisogna vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, che il tempo che passa non lo sfruttiamo a dovere, che non ci accorgiamo di quanto sia prezioso il tempo. Ma non c'è bisogno che i personaggi lo dicano nei 3 minuti: ah, tu sei il tesoro della mia vita, dai, che ci resta poco tempo, stai con me. Cioè, l'ho capito, quello è il concetto, non me lo devi sottolineare ogni 5 minuti. Invece ogni personaggio a turno sottolinea questa cosa. Poi ci sono dei colpi di scena molto telefonati, molto classici, banali, che chi ha visto almeno 15 thriller o qualche serie televisiva, X-Files, Lost, su tutte, questo film sai dove va a parare dai primi 5 minuti. Io ho letto moltissimi commenti senza spoiler prima di andare a vedere questo film, dove parlavano di questo finale con questo mega colpo di scena. Io, onestamente, sto mega colpo di scena sto ancora aspettandolo adesso e sono passate 24 ore. Non l'ho visto, sto colpo di scena. Il finale, il plot twist, a parte che è banale, ma soprattutto è la classica evoluzione di questo tipo di storie. Tendenzialmente, senza fare spoiler, ma quando c'è un posto strano dove il tempo funziona in maniera strana, si dà la colpa al magnetismo delle rocce. Questo ce l'ha insegnato Lost negli anni 2000, X-Files negli anni 90 e Old nel 2021. Però, insomma, è un po' datata questa cosa qua, senza contare che il classicismo che ha il plot twist nel finale è abbastanza banale e rivisto, stravisto. Insomma, mi aspettavo un colpo di scena più originale. Io tutto questo colpo di scena, onestamente, non l'ho visto. Non c'è nemmeno il colpo di scena, in realtà, se andiamo bene a vedere, è semplicemente l'evoluzione della storia che Shyamalan sta raccontando. Non è un ribaltamento della questione come poteva essere il Sesto Senso, Unbreakable o Signs o The Village o Land in the Water. Qui semplicemente è l'evoluzione della storia. Quindi il colpo di scena, onestamente, io non l'ho visto e non l'ho trovato. Sarà che magari mi aspettavo questo finale, ma io il colpo di scena non l'ho visto. Al di là di questo, un'altra cosa che onestamente funziona poco, appunto, come dicevo, è la recitazione. Troppo sopra le righe, troppo grottesca a parte. Alcuni attori onestamente non funzionano. Per giunta, questo dover cambiare gli attori per esigenze narrative, perché cominciamo con dei bambini e ovviamente finiamo con degli adulti,
non dà quasi il tempo allo spettatore di empatizzare con gli attori, con coloro che stanno vivendo la storia. Non a caso la scena più commovente, più emozionante, più emotiva, più emozionale è quella con gli attori che conosciamo fin dal primo minuto del film, cioè i genitori dei due bambini. Quindi sulla carta è un'idea secondo me molto vincente, che però trasportata al cinema, nel modo in cui Shyamalan l'ha fatto, con questi dialoghi, con questa sceneggiatura, secondo me si perde un po'. Poi, intendiamoci, il film non è brutto, perché non lo è brutto, è un film di Shyamalan sicuramente migliore di tanti altri che ha fatto, ma è anche peggio di tanti altri che ha fatto, quindi è un film da metà classifica. È un filmetto, è un thrillerino, è una puntata dei confini della realtà del 2021, è una puntata di Black Mirror, è un filmetto che quando l'hai visto ti dici ok, sì, la morale è questa, ok, sì, mi sono intrattenuto 1 ora e 40, ma fine lì. Non è uno di quei film che ti porta a riflettere su quello che hai visto, ci sono film di Shyamalan come Unbreakable, Signs, The Village, che ancora oggi sono passati più di 20 anni, pensi a quel film e ogni volta che lo rivedi ci vedi dei significati diversi, sia a livello fotografico, che a livello registico, che a livello di scrittura, che a livello di interpretazione. Quindi non c'è niente di tutto ciò, non c'è un'interpretazione memorabile, non c'è nulla di eclatante. C'è un bel concetto dietro, ci sono delle belle tematiche, ma finisce tutto lì. Per giunta, una cosa personale, Gael Garcia Bernal, che è un buon attore, messo a recitare con quella che fa sua moglie, ora mi sfugge il nome, Gael Garcia Bernal è alto 1 metro e 1 tappo, la moglie in questo film è 2 metri, ogni volta che ci sono i totali della spiaggia, tu non sai se stai inquadrando la moglie e i figli, o la moglie e il marito, perché il marito e il figlio sono alti praticamente uguali. E poi, insomma, è un film difficile da concepire perché un evento così, cioè dove il tempo passa iperveloce, la reazione che gli attori devono avere è complicata. Io mi immagino gli attori che sono andati da Shyamalan a dire: ma qui come devo reagire? E Shyamalan gliel'avrà spiegato, secondo lui, come avrebbero dovuto reagire i personaggi. Il problema è che non c'è una reazione vera, perché nessuno può sapere esattamente come reagire a una cosa del genere o come reagirebbe. Quindi a volte le reazioni sono credibili, a volte no. Poi appunto ci sono proprio delle battute, dei dialoghi che non stanno né in cielo né in terra. Il personaggio di Ken Leong, tra l'altro proveniente da Lost, che è una certa per tuffarsi in acqua per cercare di salvare la situazione, dice: io ho fatto una gara di nuoto, pure io ero brava a nuoto, ma chi se ne frega, cioè vai, non rompere le palle. Cioè sono quelle battute che nella vita nessuno direbbe mai. E capisco il modo in cui Shyamalan avrebbe voluto che questo personaggio dicesse quella battuta, cioè quella battuta doveva essere una sorta di rassicurazione per se stesso, come dire, ho fatto una gara di nuoto, oppure sono bravo a nuotare, quindi posso farcela. Ma l'attore non la dice in quel modo lì, l'attore la dice come se stesse dando speranza agli altri. E quindi è un po' tutto un po' così, a volte fin troppo sopra le righe, al punto da diventare un po' caricaturale e ridicolo. E anche negli altri film, diciamo, non c'è questa cosa qua, però era molto meglio dosata, soprattutto perché c'erano degli attori con i controcazzi dietro. Qui il cast onestamente non funziona più di tanto. Alcune interpretazioni sì, altre un po' meno. Poi ci sono invece dei momenti molto belli. Poi ripeto, registicamente parlando, per la messa in scena, la fotografia, l'aspetto visivo e il modo in cui questa cinepresa è molto virtuosistica su sta spiaggia, è sicuramente meglio di Glass e a tratti a livello registico anche di Split. Il problema è che tutto il resto è molto peggio. Anche le musiche sembrano uscite da Glass, i titoli di testa sembrano usciti tra un misto tra Split e Glass. Insomma, ci sono delle cose che onestamente mi aspettavo di vedere fatte meglio, mi aspettavo qualcosina di più, questo non posso assolutamente negarlo. Sarà che ogni volta da Shyamalan mi aspetto molto, un regista che al cinema mi ha dato tantissimo e mi ha anche dato pochissimo, perché la delusione nell'aver visto The Happening o The Last Airbender sono ancora presenti adesso. Però, insomma, dopo The Visit, Split e Glass, insomma, aveva preso una strada molto positiva. Old, secondo me, è un passo indietro rispetto a questi film, almeno per alcune cose. È un The Happening fatto bene, un The Happening con una storia più coerente, un The Happening recitato meglio, però stiamo un po' ancora strada lì. Tra l'altro c'erano delle tematiche molto belle da approfondire, secondo me, in maniera maggiore, ad esempio proprio il tempo. Mentre in The Happening avevamo il virus della natura che ci uccideva e non lo vedevamo, qui abbiamo il tempo che ci uccide e non lo vediamo. Quindi è un nemico invisibile. E il tempo per Shyamalan è sempre stato un elemento fondamentale, nel sesto senso, il modo in cui Cole, il bambino, vede la vita, e il modo in cui invece Bruce Willis la vede sono all'opposto. Uno c'ha tutta la vita davanti, uno invece è morto. In Unbreakable, il modo in cui Bruce Willis vede la propria vita e il modo in cui invece Elijah Price vede la sua sono di nuovo in due tempi completamente diversi, perché Elijah Price ha trovato il suo nemico, Bruce Willis lo deve conoscere. In The Village siamo in un'altra epoca. Insomma, il tempo per Shyamalan è sempre stato fondamentale, ma
In questo film, dove il tempo era l'antagonista vero e proprio, onestamente, per quanto funzioni molto, tutto il contorno, tutto il resto è molto un po' più stereotipato. Gli stessi personaggi sono un po' stereotipati, c'è questo splatter che sì, insomma, è a volte quasi gratuito, la scena dell'estirpazione del tumore personalmente l'ho trovata inutile e anche un po' bruttina, onestamente, la CGI non era così bella, il modo in cui si ricucciano le ferite. Boh, X-Files nel 99 c'era una scena uguale e l'aveva fatto forse meglio. È un film che comunque è costato 20 milioni, quindi non è che sia costato propriamente niente. Shyamalan con budget più bassi ha fatto film più belli, quindi boh, insomma, era lecito secondo me aspettarsi qualcosina di più. Ciò nonostante è comunque un thriller discreto, come sempre in realtà è un film drammatico mascherato da thriller e confido che il prossimo film previsto per il 2023 sempre per la Universal sia più bello di questo, sia più bello e soprattutto sia meno gratuito, perché vedi questo film una volta che l'hai visto ti resta poco, è un thrillerino buttato lì, è un film quasi da streaming, è un film come si può trovare su Netflix o su Prime Video, è un filmetto, insomma, tutta quella stratificazione a cui Shyamalan ci ha abituati negli anni, soprattutto nei suoi primi film, ma anche in Split e Glass, io onestamente qui non ce l'ho vista. Bella la morale, belle le tematiche, ma tutto un po' poco approfondito, perché c'è tanta regia, c'è tanta voglia di sorprendere a livello visivo, che secondo me le tematiche, per quanto interessanti, le ha lasciate un po' a casa. E poi, ripeto, tutto un po' stereotipato, è tutto un po' già visto, è tutto un po' banalotto, che i genitori hanno qualcosa che non va, te la dai subito, che la malattia in questo film ha un ruolo fondamentale, te la dai subito, e anche dove vanno andare a parare le storie messe in piedi da Shyamalan in questo film, secondo me dopo 20 minuti capisci come andrà a finire. E tra l'altro io, piccolo aneddoto personale, ho visto questo film con alcuni amici, l'ho visto dopo aver cenato con loro, ci siamo chiesti come potrebbe finire questo film. Abbiamo sparato due o tre finali e uno era questo qua. Quindi, insomma, niente di così imprevedibile. Tutti quelli che scrivono colpo di scena della storia, onestamente, no. O non hanno mai visto un film con un colpo di scena della Madonna. Oppure, secondo me, il colpo di scena di questo film è semplicemente l'evoluzione della storia. E comunque è molto banale. Viste, riviste e straviste in altri film, tra l'altro, dello stesso Shyamalan. Perché basta aver visto o seguito un po' Wayward Pines, la serie TV della Fox che Shyamalan curò nel 2016. Mi pare lui aveva diretto il pilot e supervisionato la stagione 1. Ha un qualcosa di molto simile a questo. Quindi è. Anche lì, insomma, boh, tutto già visto e rivisto. Comunque, insomma, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi do appuntamento al terzo episodio dedicato alla filmografia di Shyamalan, cioè Signs. Arriverò alla fine della filmografia di Shyamalan, dove rianalizzerò anche Old nella speranza di rivederlo, anche perché non so se il doppiaggio italiano ha migliorato o peggiorato i toni recitativi originali, perché secondo me per alcuni personaggi li ha migliorati, per altri invece li ha peggiorati. Quindi, insomma, ai posteri larga sentenza. Ciao a tutti!